Beh, la libertà per me coincide con l'arte, nel senso che quando ero molto piccola, non ero mai stata a teatro, per esempio, la prima volta che vidi un palcoscenico, lo racconto anche in un mio spettacolo, vidi che là si poteva essere liberi e nella vita no. E quindi avendo avuto dal cielo il dono di un talento che mi rende possibile questo, quindi stare su un palcoscenico e comunicare delle emozioni, perché è lì che puoi dire la verità, forse perché non corri i pericoli, magari nella vita li corri e quindi è più facile. Quindi per me la libertà è l'arte. La mia vita ha importanza, la libertà. Però d'altra parte la libertà senza passione è impossibile. Sono due cose che si accompagnano, perché la libertà costa. Non è una cosa che puoi vivere in maniera semplice o a poco prezzo. Si fa pagare, la paghi la libertà. E se sei disposta a pagarla è perché hai la passione, se no non potresti. E il pubblico è come quando fai l'amore e c'è l'altra persona. È quello che determina tutto quello che avviene sul palcoscenico. Senza il pubblico niente avviene. O avviene diversamente. Mi ricordo che Carmelo Bene diceva, no, che le migliori cose sono quelle che fai a teatro vuoto. In qualche modo sì, perché sei più libero. Sei anche però più in qualche modo solo e quindi attento a te stesso, quindi più vanesio. Il pubblico, se ne tieni conto, non te lo permette. E perché entri in comunicazione con qualcosa e con qualcuno, perché diventi una sola persona che ogni sera cambia. Con qualcuno che senti che o ti ascolta o no, che stai riuscendo a catturare o no. E quindi lo devi amare e devi farti amare da lui. E quindi è la vita. Chiaramente il silenzio è importante, ma siamo anche in questo caos elettronico che ci circonda, siamo in silenzio. Perché non si parla più, siamo molto in silenzio. Io non lo amo, amo molto il suono della voce che racconta la verità, molto più la voce di una faccia o di un paio di occhi racconta la verità. Il timbro del suono di una voce mi racconta la verità di una persona, mi scopro a scoprire una persona che credevo fosse diversa dal timbro della voce, se non la vedo. La voce non mente mai. Quindi, il silenzio sì è importante, ma è qualcosa che è bella quando è piena. E il silenzio ha un suo suono. Una volta mi disse Fellini, che insomma era quello che era, io due cose non ho raccontato, gli zingari e Napoli. Perché io sono nata a Viale di Zingari e sono napoletana. Ci provo a raccontarla. Napoli è una contraddizione. Per questo è interessante, è bella. Perché è una contraddizione sempre. La cosiddetta miseria e nobiltà che tutti conosciamo, fa sempre il contrario di quello che ti aspetti, vince quando deve perdere, perde quando tutti quanti ci aspettiamo che vince, pure la squadra, poi perde in quel momento, se non ce l'aspettiamo no, è come il mare, che pare che si muove e poi in fondo forse non si muove mai e credo che sia una delle poche città oggi nel mondo che conserva il passato integro e straordinariamente ricco. È anche miserabile e vive il presente nello stesso tempo e il futuro. Cioè, sono presenti tutti e tre, passato, presente e futuro in questa città. Si mescolano con un gran rumore. E a tenere la salute questa Napoli, se non ce la fai.